Allora, onorevole Ferraresi, anche lei volevo un primo commento sulle parole del Presidente del Consiglio. Ha sentito anche i dati relativi all'occupazione, aumentano i tempi determinati, non gli indeterminati, il cavillo su cui si stavano confrontando l'onorevole Fiano e Liuzzi. Sì, innanzitutto la frase più vera che ha detto il Presidente del Consiglio in conferenza stampa è: sono incapace di raccontare la realtà. Credo che non lo potesse dire meglio Renzi di tutte le frottole che stava raccontando. Semplicemente il numero degli occupati è leggerissimamente aumentato perché il numero degli inattivi, cioè delle persone deluse che non cercano più un lavoro, è aumentato. E quindi mistificare i dati, tra l'altro dati miseri veramente di un circa 12% di disoccupazione, più del 40% di disoccupazione giovanili, mi sembra veramente triste e basso. Aumentano le persone inattive, aumentano le persone deluse che scappano dal paese, che non cercano più un lavoro, e questa è la fiducia che si vuole dare. Ecco, i dati bisogna leggerli tutti, non bisogna leggerli solo sul leggerissimo aumento che c'è stato sull'occupazione. E il cambio ovviamente dei contratti che si è avuto col Jobs Act ha di fatto messo in opera un cambiamento attuale di contrattazione, quindi un aumento momentaneo, ma se ci si basa su questi dati io credo che si arrivi ben pochi in là. Per quanto riguarda invece la ripresa, siamo fanalino dei paesi UE e OCSE e quindi siamo ancora in detrissimo. Berlusconi con un 29% di disoccupazione si chiedevano le dimissioni, e oggi invece nessuno dice niente con questa crisi che continua a persistere, benché appunto siano state fatte fior fior di riforme in questi anni che hanno dissanguato il popolo italiano. E basta andare nelle piazze, basta andare nelle manifestazioni per rendersi conto della situazione fuori magari dai palazzi del potere. Questi sono i dati allarmanti, quindi non solo viene uccisa la fiducia del popolo, viene uccisa anche la fiducia nel sistema economico finanziario, con provvedimenti che appunto aiutano sempre i soliti amici degli amici e vanno a danneggiare appunto i risparmiatori e i cittadini. La situazione non è solo di 130.000 risparmiatori, ma è una situazione che sta degenerando anche a più di 10 altre banche che sono sotto la lente di ingrandimento dei controlli, e sono in parte queste banche sono state commissariate anche da Banca Italia. Quindi la situazione è drammatica. Raccontarla ed elogiare in una conferenza stampa in cui si dice che assolutamente i giornalisti devono fare il loro lavoro, quando proprio il governo Renzi sta portando avanti una riforma che prevederà il bavaglio per i giornalisti che raccontano i fatti delle intercettazioni nei processi, appunto, credo sia alquanto presuntuoso e arrogante. Per non parlare appunto delle vittorie che si prendono come loro, il fatto dei reati ambientali, una proposta voluta ed ottenuta per i pochi slot del Movimento 5 Stelle, Da portata a qui la casa anche interrompo, con onorevole, perché dobbiamo andare in break, perché difficoltà. proprio dai reati ambientali ripartiremo tra pochissimo. La scelta. Onorevole Ferraresi, mi scuso per averle tolto la parola e per avergliela ridata solo adesso. Oltretutto lei ci parla da una delle zone rosse, considerate una delle zone più inquinate d'Italia. Faceva riferimento prima a quanto rivendicato da Matteo Renzi, cioè l'introduzione della norma sui reati ambientali. Ecco, anche quanto non è stato fatto, secondo lei, su questo tema dal governo, che ovviamente è alle prese adesso con questo problema, che invece ha radici ben più lontane. Io le sto parlando non da una zona delle più inquinate d'Italia, le sto parlando da una zona delle più inquinate al mondo, purtroppo. Solo a Reggio Emilia è stato verificato appunto 4.000 decessi da inquinamento, PM2,5 e PM10. Il governo invece cosa ha fatto? Se ne esce sempre all'ultimo con le riforme dopo un titolo di giornale, mentre la situazione ormai è drammatica. E oltretutto ha fatto dei provvedimenti che vanno a favore dell'inquinamento. Lo Sblocca Italia, che aumenta gli inceneritori, 9 inceneritori in 8 regioni, aumentiamo le autostrade quando l'Unione Europea ci dice di rafforzare il trasporto ferroviario, anche qui in Emilia-Romagna costruiamo una nuova autostrada Cispadana, aumentiamo appunto gli incentivi solo per chi rottama le auto, senza specificare che invece bisognerebbe dare gli incentivi a chi se lo merita, ovvero chi rottama un'auto e prende un'auto a gas, o elettrico. Questa è stata una proposta del Movimento 5 Stelle che è stata bocciata dal governo di Matteo Renzi e andava incontro alla direttiva DAFI, che dovrebbe essere attuata entro settembre 2016, che ci dice di rivalutare tutto il nostro patrimonio di mobilità di auto appunto statali e appunto sostituirlo con auto meno inquinanti come auto elettriche a gas,
o AGPL. Quindi le parole dovrebbero conseguire i fatti. Anche uno studio finlandese dell'Università della Finlandia dice che se costruiamo più autostrade ci costruiamo appunto un futuro di cemento non solo, ma anche di inquinamento e di morte. Allora noi stiamo andando incontro a un futuro che non ci sarà per i nostri figli se non diamo un netto blocco subito. Le proposte del Movimento 5 Stelle sono state fatte e sono state bocciate. I reati ambientali è stata una delle poche proposte, visto che la minoranza ha veramente degli slot limitati, portate a casa dal Movimento 5 Stelle che l'ha voluta. Però io credo veramente che bisogna andare in un'altra direzione. Matteo Renzi diceva appunto qualche anno fa che uno dei medici più famosi dell'ambiente, la professoressa Gentilini, era una stregone quando parlava appunto di cercare di limitare l'incenerimento e di favorire la politica ambientale europea zero waste, cioè appunto rifiuti zero, per incentivare appunto il riutilizzo e il recupero di materiali di scarto invece che costruire nuovi inceneritori. Invece sta andando costruendo nuovi inceneritori. Veramente questa è la politica che noi vogliamo per i nostri figli. Vogliamo veramente continuare a far sì che nel nostro paese si viva una vera e propria guerra con 84.000 decessi, lo dice lui, non lo dice di certo Ferraresi. Io credo veramente che in questo senso devono essere fatti delle scelte sugli incentivi che si danno da parte del nostro governo, che non sono mai state fatte. Noi siamo in ritardo, ovviamente. E per concludere posso dire che appunto intanto la Lorenzin è stata veramente imbarazzante. Del Rio non ha risposto sulla direttiva DASI 2016 sotto sollecitazione del Movimento 5 Stelle, e che a Milano appunto, oltre che tutti questi provvedimenti appunto non possono assolutamente bastare a ridurre l'inquinamento, hanno negli ultimi mesi tirato giù oltre 500 alberi, quindi che credo che sia anche questo un punto di esempio che si debba dare ai cittadini, cioè investire anche sulla natura e sul nostro ecosistema, che in questo paese sta sempre venendo meno. Allora, grazie. Noi ripartiremo nell'ultima parte del nostro Posso chiedere approfondimento. una cosa? Tanto ripartiamo da No. lei. Mi dica velocissimamente perché sennò ci mandano in No, è nero. semplicemente che diffondere numeri falsi sulle Ma guarda morti che hai parlato di più di me appiccicate sopra. tranquillamente, quindi. Ascoltate il silenzio, Ferraresi. Allora, Adesso la ripartiamo devo da dare qui, anche a dai lei. dati, perché l'onorevole Fiano è Sui precisissimo. morti Sui dati derivati. ripartiamo da qui, promessa. Pure se è sbagliato Ferraresi. Ferraresi ha detto 4.000 morti a Reggio Emilia, cioè, forse parlava del numero totale del paese, perché 4.000 morti a Reggio Emilia, diciamo, sarebbe da farci una grave inchiesta. Qui vicino a me c'è Domenico Schiavi che può testimoniare che i numeri che recita l'Istituto Superiore di Sanità sono per quello che riguarda l'intero paese, nel quale poi dobbiamo metterci anche morti da inquinamenti maggiori, penso al caso dell'Ilva. Quindi complessivamente, se lui ha Ferraresi. detto morti di Reggio Emilia mi sembrava una cosa assurda, probabilmente ho capito male io oppure si è espresso male lui. No, non l'ho detto io, non l'ha detto Grillo, l'ha detto Paolo Giorgio Rossi, medico Quindi dell'ASL di Reggio Emilia, epidemiologo, direttore del reparto di epidemiologia di Reggio Emilia, come l'ha detto Forastiere, un altro epidemiologo, come l'ha detto lui. Quindi i dati sono quelli, sono di oggi sul giornale di Reggio Emilia. Se vuole informarsi può prendere il giornale di Reggio Emilia, se non crede a me, l'Istituto può Superiore della andarlo Sanità diffonde tranquillamente a dati vedere, falsi. Fiano. Quindi l'Istituto Superiore della Sanità No, io ho diffonde detto dati quello che falsi, insomma, dice il secondo il Movimento direttore, 5 io dico Stelle. quello che dice il direttore Vabbè, dell'ASL, non il scriveremo direttore del all'Istituto Movimento Superiore 5 della Stelle, un Sanità. parlamentare del Movimento 5 Stelle, il Scriveremo direttore all'Istituto Superiore della dell'ASL Rossi di Sanità. Reggio Emilia, che non è tra l'altro un comune governato dal Movimento 5 Stelle. Vabbè, ogni tanto qualche fortuna c'è. Si informi, Piano. Verificheremo i dati, Prendiamolo. questo sicuramente. Ci tenevo a precisare che tutti i dati che forniamo derivano da fonti serie e attendibili, che molte volte, come in questo mio intervento a Sky, citiamo. Ovviamente ho alcune perplessità anch'io sulle 4.000 morti in più a Reggio Emilia per inquinamento. Come potete vedere dalle immagini, la notizia deriva da un articolo che è uscito oggi sulla Gazzetta di Reggio che io ho semplicemente riportato. Nutro qualche perplessità perché la cifra è molto alta e molto probabilmente la Gazzetta di Reggio ha dato un dato sbagliato che ho riportato, perché comunque è sempre stato un giornale che bene o male ha dato dei dati di solito attendibili. Quindi nel caso fosse una cifra, come molto probabilmente credo, sbagliata, mi scuso, ma ovviamente la fonte è questa, come potete vedere dalle immagini.
Ruxi, allora che cos'è successo? La scure di Grillo che si è abbattuta sulla senatrice colpevole di non aver presentato quantomeno in tempo il rendiconto del taglio al suo stipendio, una sorta di plebiscito in rete che ha deciso per la sua espulsione. Lei però dice in realtà questa è solo una scusa perché c'erano stati dei momenti di attrito già in passato con il capogruppo Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Mi prendo solo pochissimi secondi per rispondere anch'io alla domanda precedente, perché io vengo da una zona, sto parlando da una zona che ha subito due terremoti, una tromba d'aria e un'alluvione che ha causato anche ingenti danni e morti. E il problema è che non si mette un euro per il contrasto al dissesto idrogeologico e nel nostro paese non siamo tanto diversi da quello che è successo e che è stato raccontato da voi. Quindi il governo è immobile su queste questioni. Noi siamo arrivati in politica con una delle nostre stelle proprio per combattere questo problema. Detto questo, il problema della senatrice Fucs è molto semplice. Da aprile 2015 non adempie all'obbligo che ci siamo presi come parlamentari del Movimento 5 Stelle di rendicontare le nostre spese e restituire i soldi alle piccole e medie imprese grazie al fondo appunto di garanzia per le piccole e medie imprese, il fondo per il microcredito che sta aiutando a nascere centinaia di migliaia di nuove imprese, e quindi appunto la rete ha deciso che dovesse essere buttata fuori. Non capisco però perché ci si accanisce quando una persona di un gruppo politico non rispetta gli impegni che ha preso con i cittadini, mentre quando un Presidente del Consiglio viene a una conferenza a dire che si è fatta la prescrizione, la riforma della prescrizione, che non è vero, oppure quando un Presidente del Consiglio dice che tra 100 giorni appunto sarà fatta la legge sul conflitto di interessi e non mantiene l'impegno, appunto magari appunto non c'è lo stesso clamore mediatico. Chi non rispetta i patti con gli elettori per noi deve andare a casa, invece per il Partito Democratico deve continuare a stare lì a raccontare delle frottole agli italiani. Sostanzialmente le regole si sanno, sono scritte, le conoscono i parlamentari del Movimento 5 Stelle, e una volta come dire, dimostrato che non si è stati alle regole, questa è la normale, normale reazione non solo della rete, non solo del blog, del Movimento. Ha sentito restituito fino a 71 milioni di euro. Certo. Lei ha sentito il Partito Democratico, il Presidente del Consiglio dire in conferenza stampa, facendo proprio riferimento a quel che sta accadendo, al caso Fucs, ha detto il PD non espelle i senatori che non piacciono. Ecco, lei dice non è una questione di piacere o non piacere, è semplicemente una questione di stare alle nostre regole. Ma diciamo che li umilia i senatori che non stanno ai loro, non regole, ma valori politici che sono valori di ormai di centrodestra. E noi invece crediamo che la politica debba appunto essere discussa all'interno delle nostre assemblee, molte volte appunto ragioniamo, ci confrontiamo insieme, però se noi manchiamo la prima promessa che abbiamo fatto, su cui basiamo intanto l'esempio che viene dato alla politica, se tutti restituissero i soldi che abbiamo restituito noi, molto probabilmente avremo ulteriori situazioni di vantaggio per i cittadini. Mi viene in mente la scuola, la palestra di Mirandola, la scuola di Benevento e anche altre iniziative che come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto restituendo fino a 71 milioni di euro di nostri stipendi ai cittadini. Io credo che sia un impegno importante e che se chi non rispetta anche dopo numerosi solleciti appunto debba essere sottoposto al giudizio degli iscritti e non ovviamente al giudizio di una persona. Ricordo che comunque il Partito Democratico in silenzio, senza che appunto nessuno sappia niente, espelle centinaia di appartenenti allo stesso partito per motivi non di regole ma per motivi politici. Ecco, espulsioni in silenzio, un premier che umilia. Centinaia, piano. Dunque, centinaia. Allora, diamo intanto dei dati. Quasi un quarto dei parlamentari del Movimento 5 Stelle è stato espulso senza che venissero applicate le regole che da Tocqueville in poi noi conosciamo della democrazia, cioè un collegio di difesa, un giudice terzo, ma è stato espulso da un autonominato senza che nessuna verifica terza si sia mai potuta sviluppare. Da un autonominato. Io sono stato zitto ad ascoltare delle palle clamorose, quindi per cortesia adesso mi fai parlare. Sì, ma io non ho detto senza palle. Senza che un autonominato giudice, tribunale del popolo, che a me, che ho letto qualche libro oltre il blog di Grillo, mi fa ricordare altri momenti della storia, ci abbia mai chiarito chi sono quelli che votano, quanti tra quelli che votano, cioè quale percentuale degli iscritti a quel partito, per la quale non conosciamo delle modalità di iscrizioni, né conosciamo gli organi di autocontrollo interno. Il partito nel quale io mi onoro di militare e di essere un dirigente ha degli organi di controllo interno, ha uno statuto di verifica e garanzia delle minoranze interne, ha degli organi di discussione dove si vota.
Io non discuto del fatto che un partito politico, anche se esista un articolo della Costituzione che difende il nostro mandato universale, si dia delle regole, mi pare legittimo, e che critichi o giudichi che non può stare più in quel partito colei o colui che non rispetta quelle regole, ma dico che non si è mai verificato nella storia di questo paese che un movimento politico che ha regole che noi non conosciamo e organi di giudizio che non sono sanciti dalla legge espelle un quarto del proprio gruppo, quasi 37 parlamentari su 164. Questo vuol dire che un gruppo che si ripromette di governare la democrazia di questo paese, al proprio interno non garantisce la democrazia del dissenso, perché il dissenso è il sale della democrazia. E la senatrice Fucksia, che non ha evidentemente peli sulla lingua, sostiene che il problema non è la rendicontazione che la stessa ha presentato ieri, ma io non discuto, c'è una regola, lei doveva rispettarla. La senatrice Fucksia dice che il problema erano le sue idee diverse, in 200 occasioni diverse dal suo gruppo. Allora qui il problema è il senso che diamo all'importanza del dissenso nella democrazia. Diamo la possibilità all'onorevole Ferraresi di rispondere perché stiamo chiudendo. Eccoci, telegrafico. Certo che parlare di dissenso quando Renzi è praticamente al posto dei diktat su delle riforme costituzionali fatte con Verdini, che è il sale appunto della democrazia, cioè la nostra Costituzione fatte con Verdini, mi sembra un po' così strano. Gli iscritti sono iscritti nel web che mandano un documento per votare, Fiano, informati. Ci sono questi organi di cui tu stai parlando. Allora, e la violazione di questa regola è nel nostro statuto parlamentare. Sì. Non mi interrompere, Fiano, sii educato, lo so che da fastidio l'informazione, ma informati, così puoi sapere che le violazioni di queste regole sono regolamentari che avete voi non sono sancite dalla legge. Ed è stata ratificata da più di 26.000 iscritti con un documento. Non mi interrompere e grazie della tua maleducazione, Fiano. 71 milioni di euro di soldi restituiti sono il nostro impegno e noi non ci facciamo fare della retorica e della morale da chi si intasca e da chi ruba i soldi dei cittadini come avete fatto voi con la legge Boccadutri poco tempo fa. Dobbiamo chiudere, non voglio togliere la parola a nessuno, ma il problema grave è che a voi danno la democrazia. Pensare che dobbiate essere voi a guidare il paese è veramente un pericolo per la democrazia in questo paese. Allora ringrazio per essere stato con noi Gian Giacomo Schiavi del Corriere della Sera, ringrazio l'onorevole Piano, le voci fuori campo, grazie anche all'onorevole Vittorio Ferraresi del Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato